A volte i giudizi vengono dati in maniera troppo affrettata o forse certi talenti non sono adatti alla grande macchina televisiva di X Factor o semplicemente si perdono durante il percorso. La storia di X Factor è costellata di aspiranti cantanti che già dalle audition sono stati considerati dei possibili vincitori, ma che, invece, spesso non sono neanche arrivati in finale. Basti pensare al caso dello scorso anno di Rita Bellazza, che con la sua interpretazione di Sally sembrava avere conquistato non solo i giudici, ma anche il pubblico, e che, invece, è stata eliminata al sesto live. L'ultima in ordine di tempo a subire il destino dei predestinati è Cheryl. Il talento delle underdonne aveva conquistato con la sua prestazione ai bootcamp Manuel Agnelli, a tal punto da spingerlo a fare una cosa mai vista nel talent: stabilire l'ingresso di un concorrente della squadra per i live prima di terminare tutte le audizioni. La strada di Cheryl sembrava in discesa, una veloce corsa verso la finale, invece il suo sogno si è infranto contro una parete impossibile da abbattere. Adele. Esiste una legge valida per tutti i talent: mai portare un brano di Adele. Solo Adele può cantare Adele e qualunque concorrente, per quanto bravo e tecnicamente capace di uguagliare la cantante inglese, non riuscirà mai a ricreare quell'atmosfera unica, tipica delle interpretazioni di Adele. E così anche Cheryl è caduta nella maledizione di Adele. Nonostante una buona performance, il confronto con la cantante inglese non l'ha premiata ed è finita in ballottaggio dove, in seguito al tilt, è stata eliminata in favore di Leo Gassman. Forse, però, non tutta la colpa dell'eliminazione di Cheryl va attribuita ad Adele. Certamente non esiste assegnazione più sbagliata, ma è indubbio che il suo giudice, Manuel Agnelli, nel corso della serata si sia alienato le simpatie del pubblico. Agnelli, infatti, ha portato avanti per tutta la puntata un atteggiamento estremamente critico nei confronti di tutti i concorrenti più deboli, un'ottica che sin da subito è stata percepita come strategica e mal vista dal pubblico. La ciliegina sulla torta è stato il giudizio negativo espresso dal giudice delle underdonne dopo la complessa, ma ben riuscita, esibizione di Naomi. Invece di congratularsi con la cantante per essere riuscita ad eseguire il difficile Look at Me Now di Chris Brown FT, Lil Wayne e Busta Rhymes, Agnelli ha continuato imperterrito nella sua operazione di demolizione degli avversari. Una scelta che, molto probabilmente, ha influito sull'eliminazione di Cheryl, punita per gli atteggiamenti del suo giudice. La puntata prima della semifinale è sempre una cartina tornasole e Cheryl non è stata l'unica a cadere. Anche Martina Attili, un'altra predestinata sin dalle audition, ha portato sul palco la sua peggior performance. Hyperballade di Bjork si è rivelata un'assegnazione poco adatta e la messa in scena, che prevedeva una specie di movimento animalesco e ribelle di Martina, è apparsa finta e lontana dal mondo che ha finora caratterizzato Martina e che i suoi Attilini amano. Si è capito che chiocciola Martina sottolineatura Attili ama chiocciola Bjork. In questa cover di Hyperballade abbiamo trovato tutta l'essenza, la vivacità e l'originalità di Martina. Good job girl. Cancelletto XF12. Un post condivisi da X Factor Italia chiocciola X Factor Italia in data novembre 29, 2018 et 1256 pst. Sono però arrivate anche delle conferme positive: Anastasio e Ivoland hanno già un posto sicuro nella finale al Forum di Assago ed hanno già messo un piede più che saldo sul podio di X Factor. Bisognerà vedere, però, su quale dei tre gradini riusciranno a salire e, nonostante Anastasio sembra avviarsi ad una facile vittoria, la storia dei Maneskin insegna che spesso il televoto, soprattutto quando aperto anche al pubblico generalista e non solo a quello della Pay TV, può stravolgere anche la più certa delle situazioni. A Luna, Leo Gassman e Naomi non resta che giocarsi il ruolo di terzo incomodo.